Cuore, buongiorno. E allora? No, sono andato a fare colazione, cuore. E sto andando a prendere a Giuseppe perché sta a Gravina praticamente. E mi ha chiamato già due o tre volte. Mannaggia a lui, mannaggia. Quando vieni, dove stai, che fai, dove te, che, beh, adesso aspettando, così, con la manna. Ho detto, sto arrivando, sto arrivando. Eh sì, giustamente, hai capito quello che fai. Natali, regali, che ti fa fuori? Sono bambini, eh. Sente, niente. Allora, sinceramente, stanotte non ho dormito un cazzo. Se proprio te lo devo dire, non ho dormito un cazzo. Perché secondo me, vabbè, ieri sera abbiamo mangiato tanto. Io poi non sono abituato a mangiare tanto. Specialmente la sera poi. Quindi mi è rimasto tutto sullo stomaco. Stavo tutto scombussolato stanotte. E vabbè. E poi, visto che ero sveglio, ovviamente, i miei pensieri erano verso il nord erano i miei pensieri. Vabbè, guarda, ti sto portando a fare una passeggiata, guarda, ti porto a Gravina oggi. E vabbè, visto che non ci stai fisicamente, e ti porto mentalmente, capito, cuore? Statti qua con me, fammi compagnia, tanto alla fine non è che devi fare niente, voglio dire, sì, oddio, devi. Sicuramente, ah, a proposito, oggi ci faremo la chemio lo stesso, vero? Non credo che ci faranno fermare, eh? Penso che comunque la faremo ugualmente. Vabbè, cuore mio, eh? L'unica cosa che sento è che dopo, quando finisci di fare questa chemio, ti senti tutto. Vabbè. Normale, con fisicamente ti senti giù, è normalissimo. Però sto fatto, sai cosa mi piace, cuore? Questo fatto che hai fame, che hai fame, fame, fame. E questa cosa mi piace tanto. Vuol dire che l'organismo funziona bene, cioè, capito? Ha bisogno di nutrirsi, sente il bisogno di nutrirsi. E questa è una cosa fantastica, cuore mio, capito? È bellissimo, è bellissimo. Speriamo che oggi sicuramente ti faranno mangiare qualche cosa di meglio, dai, oggi è Natale, penso che sicuramente qualcosa di meglio lo faranno. Vabbè, non è che si mangia male, insomma, alla fine credo che, anche perché non sto sentendo i tuoi lamenti sulla nutrizione, o perché ti va bene quello che stai mangiando, o perché te lo fai andare bene, insomma, perché abbiamo capito che dobbiamo seguire le indicazioni dei medici, insomma, e soprattutto anche del nutrizionista. Mi piace che in quell'ospedale ci sono tutte le figure presenti, cioè tutte, tutte, tutte. Capito pure io? L'unica figura che non sto sentendo, che forse non lo ritengono opportuno loro perché ti vedono abbastanza tranquillo, è la figura dello psicologo. Eh sì, perché non me ne stai parlando, vuol dire che comunque non c'è. Fai morire quando mi dici a me, ma il mio psicologo sei tu. E vabbè, diciamo che ci aiutiamo a vicenda. Non mi viene, cuore mio. Vicevivolmente. Oh mamma. Vabbè, non ci viene, ma no, non mi viene, non mi viene, non mi viene, cuore mio, non mi viene. Senti, niente, che ti devo dire? Ti faccio vedere un po' di strada, cuore, così almeno
almeno vedi che stai per strada, se no vedi sempre me. Aspetta, ancora, aspetta. Ma ti porto fino a Gravina così. Vedi? Eh sì, ti porto a fare una passeggiata, vedi un po' di macchine. Capito, cuore? Eh sì, cuore mio, così è bello, almeno è come se stai su strada. Va bene, cuore? Almeno fino a Gravina ti porto così, poi ti rigiro con me. Oggi ce l'hai visto che quanto sole c'è? Bella giornata, piena di sole. Cammina nessuno. Vabbè. Giorno di Natale. Stiamo per arrivare, cuore, stiamo per arrivare. Vedi, questo è un seminario. Questi gravinesi sono tutti pieni di sé. Tutto loro sanno, tutto loro capiscono, tutto loro fanno, loro sono i migliori. E vabbè, cuore mio. E si diceva un tempo che le donne invece sono magier le donne di Gravina, magier. Cioè praticamente fanno le magie agli uomini. Sono magier, ragazzi, cuore mio, magier. Stiamo arrivando, cuore, stiamo arrivando così. Ti rimetto con me. Quello non so se lo riesci a vedere. Quello praticamente è un simbolo di Gravina, è praticamente l'uccello, così lo chiamano, il fischietto di Gravina. Benvenuti nella città di Papa Benedetto XIII. Questo cuore, vedi? Questo lo chiamano il fischietto di Gravina. Stiamo per entrare, cuore, così ti rigiro, ti ho fatto vedere un po' di strada. Va bene, cuore? Almeno mi hai fatto un po' di compagnia. Ecco Gravina, siamo arrivati. Andiamo a prendere Giuseppe, andiamo. Ma ci sentiamo tra un po' che ti faccio fare gli auguri da Peppino, da Giuseppino. Non vuole essere chiamato Giuseppino. Va bene? E vabbè, cuore mio. Ti ho fatto fare una bella passeggiata oggi su strada. Se no, altrimenti... Almeno è come se stavi al mio fianco, insomma. Almeno spero di aver fatto cosa gradita, insomma. Visto e considerato che sei sempre chiuso, almeno così con gli occhi ti porto fuori un po'. E va bene, cuore mio, va bene, va bene. E... ci sentiamo tra poco, cuore, così ti faccio fare gli auguri da Giuseppe, ok? E mo praticamente andiamo, prendo Giuseppe e vado dalla mamma di Anto, facciamo la prima la come si dice, andiamo a prendere questi regalini per Peppino stamattina dalla nonna, dalla terza nonna. Va bene, cuore? Beh, dai, ci sentiamo tra poco. Ciao cuore mio, sono quasi arrivato. Ciao cuore.